Siamo nella Rocca Roveresca di Senigallia, mostra camere con vista e abbiamo la curatrice Cristiana Colli che ci racconta un po' di come funziona questa mostra, cosa vediamo qua. Camere con vista è esattamente quello che dice il titolo, cioè sono le infinite camere con vista che ognuno di noi cerca quando viaggia per conoscere il mondo. Detta sulla costa adriatica, evidentemente, è la narrazione di quelli che sono stati gli archetipi, le invarianti adriatiche delle camere con vista. Credo che sia un desiderio molto umano e anche una tendenza della nostra curiosità, della nostra ricerca umana, cercare una camera con vista. Insomma, sono stati scritti libri e biblioteche su questo. Noi abbiamo vinto un bando di fotografia, di strategia fotografia, e abbiamo ingaggiato alcuni autori importanti della scena culturale, artistica italiana e internazionale. Paola De Pietri, con questa rotonda, coglie esattamente quello che noi volevamo, cioè le invarianti adriatiche. Questa rotonda di Senigallia è una rotonda che potrebbe essere stata fotografata negli anni 50 o nel 2050, cioè ha tutti gli stilemi dell'antropologia che frequenta la costa adriatica e allo stesso tempo ha tutti i linguaggi dell'arte contemporanea. Sotto il secondo autore è Pierluigi Giorgi che ha fotografato tutta la linea di costa dei 198 km a distanza costante ci racconta in un lungo filmato che si svilupperà nella durata fino al 1º ottobre della mostra, cos'è un viaggio a 200 metri dalla costa, cosa si vede su una barca a distanza costante oggi della Regione Marche. Il terzo autore è Luca Capuano che ha fatto un lavoro completamente diverso, cioè è partito da un'idea, da un display, da una finzione, come se avesse dovuto fare un film su questo progetto e quindi tutte le foto che ha fatto sono tutti gli indizi, tutta la costruzione narrativa che poi approda su un film, quindi ha fotografato le sale, le camere, gli spazi, i dettagli, tutto quello che significa essere industria turistica durante i periodi che preparano, che precedono e poi approdano sulla stagione. L'idea della mostra in fondo è quella di immaginare quel desiderio di felicità contenuto nell'idea della vacanza e forse anche quell'idea persa ormai di villeggiatura. La villeggiatura è un tempo lungo, la vacanza è un tempo breve e quindi in tutto questo c'è quell'idea di quel tempo sospeso che in fondo ognuno desidera. La vacanza è sempre un sogno, sempre un desiderio per motivi. Poi ogni sala ha ovviamente una poetica particolare. Paola De Pietri si è concentrata su tutti i mesi anche che precedono la vacanza, quindi quando il territorio, la spiaggia, tutto si prepara a quei mesi in cui le cose accadono. Quindi anche quando la spiaggia è imballata, per esempio, dai teli che riportano la sabbia che magari è stata persa dall'erosione costiera, quando le palme, gli alberi sono solitari, quando la spiaggia è quasi come un campo, quasi come dei solchi. E poi quando le case si preparano, gli oggetti manufatti singoli, come questo cavallo, sono quegli elementi pop che approdano nel paesaggio e nel territorio e sono dei fuori sincrono, dei fuori fuoco in qualche modo. E poi ci sono le impaginazioni delle infinite camere con vista, ognuno le ha immaginate come le ha, secondo la propria poetica, e quelle sequenze di architetture, di forme che rappresentano le facciate o adesso addirittura le coperture dei cantieri che sono l'inizio di quello che poi sarà un restauro. Ma poi Paola De Pietri non dimentica neanche le vite minime contenute nei luoghi delle vacanze, quindi i lavori, quindi i tavoli che oggi sono imballati, ma poi un giorno saranno i tavoli magari di barbecue, di feste di famiglia o di feste di amici. Ecco, la vacanza in qualche modo camere con vista, quindi è una metafora,
metafora del nostro sguardo sul mondo, in fondo in queste immagini, in questi alberi che sono come dei corpi, come degli abbracci, in qualche modo noi ritroviamo tutto quello che in qualche modo è la speranza contenuta in un piccolo tempo, che però è un tempo per cui molte persone, forse tutti, in qualche modo riconoscono quello che potrebbe essere una prova. Poi passate le fasi invernali della preparazione, si approda alla stagione, quindi ai corpi poggiati sulla spiaggia, e alle persone, alla fruizione finalmente del mare. E quindi sono questi corpi abbandonati che sono allo stesso tempo un senso di libertà, che è anche una condizione umana per molti versi in queste immagini. Quindi lei, Paola De Pietri, ha lavorato sempre sull'idea di girare intorno alle cose, quindi ognuna delle sue stanze, perché la mostra è come suddivisa in stanze,